Ritrovati alla nuova edizione di Psiche dintorni condotta da Francesca Martino insieme allo psicologo e psicoterapeuta Sandro Autolitano. Quest'anno la formula sarà diversa, verranno trattati diversi argomenti di volta in volta insieme ad un interlocutore e tutto questo sarà discusso insieme al nostro esperto. Oggi parleremo delle nuove tecnologie. Beh, senza computer, smartphone e internet ci sentiamo perduti. L'uso sempre più intensivo del computer scoraggia non solo lo studio, ma anche l'apprendimento, la concentrazione, i vari processi cognitivi e social regalano purtroppo dei surrogati tossici di amicizie vere. La dipendenza del video è anche triplicata, quindi c'è una sorta di attaccamento smodato a quelle che sono le nuove tecnologie e oggi tratteremo proprio questo insieme ad un giovane interlocutore, Francesco Pizzi. Salve, grazie dell'invito. Grazie. E iniziamo subito con una domanda. In che modo la realtà virtuale e le emozioni di più un soggetto entrano in contatto e soprattutto a quali rischi possiamo andare incontro? Beh, credo che la domanda di apertura sia una domanda estremamente interessante, perché ci riporta a come dire, mettere a fuoco quella che è la cosiddetta realtà virtuale, che di fatto è un ossimoro. Mentre sappiamo benissimo che niente c'è più di reale di una realtà virtuale. Ma vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questa realtà virtuale, proprio per comprendere poi come questa realtà virtuale in qualche maniera impatta come dire, lo spazio emotivo delle persone. Ma intanto le caratteristiche, intanto cosa intendiamo per identità virtuale? Per realtà virtuale o identità virtuale intendiamo un'insieme di foto, di immagini, ma anche di informazioni scritte, quindi un sistema piuttosto complesso, che definisce la relazione. Quindi diciamo questa è la definizione di partenza. Ma quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche sono intanto l'assenza di corporeità, cioè in questo tipo di comunicazione, di relazione, come vedremo, non c'è il corpo. Per dirla con i latini, manca la res extensa. C'è la res cogitans, ma non c'è la res extensa, cioè non c'è il corpo. Ora, noi sappiamo, ad esempio, che nella comunicazione, la maggior parte della comunicazione è non verbale. Quindi già eliminiamo una componente estremamente importante della comunicazione. Il secondo aspetto interessante è che attraverso la realtà virtuale, ma attraverso diciamo, l'identità virtuale, noi riusciamo anche a cambiare quella che è la nostra realtà. Quindi possiamo presentarci, possiamo cambiare il sesso, possiamo cambiare, diciamo, possiamo presentare una identità fittizia, diciamo, non vera, ed è la seconda. Terzo elemento è che questo tipo di identità virtuale, questo tipo di strumenti di cui parlavamo, i cosiddetti social network, consentono una socialità apparentemente estesa, perché si riesce a raggiungere tantissime persone contemporaneamente. Quindi questa è un'altra caratteristica. Naturalmente queste caratteristiche, come vedremo, poi presentano i loro aspetti negativi. E per tornare alla domanda, come impatta questo tipo di comunicazione con la parte emotiva? Ecco, qui richiederemo veramente un po' di tempo. Perché di fatto noi togliamo la parte emotiva
in questa comunicazione. Di fatto diventa una comunicazione per certi versi fredda. Poi vedremo come invece le emozioni c'entrano e come. C'entrano perché un'altra caratteristica poi dell'identità virtuale è che noi possiamo in qualche maniera, abbiamo sostanzialmente uno schermo, un anonimato, cioè noi possiamo presentarci così come vogliamo. Quindi la comunicazione diventa poi di fatto non vera, artefatta. Artefatta. Poi scopriamo anche nelle ricerche che questo tipo di comunicazione, anziché portare a, come dire, ad una comunicazione sociale più ampia, porta invece a delle solitudini molto profonde. Quindi, Poi, dagli studi che sono stati evidenziati, questo comporta anche lo svilupparsi di diversi disagi, quindi parliamo di disturbi per quanto riguarda la memoria, come ho detto prima, di concentrazione, dell'attenzione, oltre all'appiattamento emotivo, e poi possiamo evidenziare l'analfabetismo emotivo. sì, questo lo vedremo lungo il nostro percorso, affronteremo questo tema. Ma volevo, prima di andare avanti, perché un po' mi era sfuggita così, ma intanto volevo dire che l'idea di avere qui, in questo caso Francesco, giovanissimo, so che fa il liceo classico, è estremamente interessante perché il suo punto di vista probabilmente ci darà anche moltissime risposte. Quindi sentire lui cosa ne pensa poi e soprattutto probabilmente sarà un consumatore dei social network sicuramente molto più di me. E quindi per certi versi è più esperto lui di me di questo, quindi sentirlo mi pare che sia interessante su questo aspetto, diciamo, anche perché non dimentichiamo che i social network nascono da un bisogno profondo che è quello della comunicazione sociale. Ecco, allora cerchiamo di scoprire Quindi, come lo utilizza. sì, allora, si utilizzano i social network maggiormente per un bisogno di aprirsi ad una persona. È come se, per esempio, io voglio parlare a una persona, parlo a questa persona tramite social network. Esprimo una determinata emozione attraverso la tastiera. Per esempio, come dicevate prima, il semplice discorso che possiamo creare un'immagine tutta nostra, poi l'apparenza quando realmente Sì. Sì, si incontra la persona, poi delusione. nel senso che poi voglio dire, come dicevamo prima, quando entra in gioco il corpo la questione è tutta un'altra storia, cioè cambia completamente. Però mi pare di capire che c'è questo bisogno poi di comunicare, diciamo, Utilizzi sicuramente gli emoticon, sì. quindi anziché fare un sorriso genuino, vero, si utilizzano Sorriso finto. i sorrisi finti. Quindi com'è il tuo modo di interagire con un tuo compagno attraverso un social network, che sia Facebook, sia Twitter, Messenger, WhatsApp? Attraverso si comunica meglio. Si comunica anche perché, come spesso sentiamo dire ai grandi, una volta si chiamava il compagno, si andava a chiamare sotto casa. Però questo è anche utile, anche perché se per esempio il mio compagno ha un impegno, io mi informo e quindi io non vado a disturbarlo, non vado Sì. Sì, a pressare la sua privacy. quindi c'è la possibilità di una comunicazione più rapida, questo è vero. Sì. Beh, alcuni aspetti sono sicuramente positivi, sono strumenti che possono servire. Servono meno, a mio avviso, poi entreremo anche in questo aspetto, cioè, come tutti gli strumenti tecnologici, come tutte un po' le rivoluzioni tecnologiche, sicuramente questa rivoluzione porta con sé lati aspetti positivi, ma porta aspetti negativi. Forse su questi è il caso che noi ci soffermiamo. Non so come fai tu, ma vedo molto spesso i ragazzi, non so, anche quando escono, quando nelle situazioni di, come dire, del tempo libero, stare insieme, ma di fatto ognuno guarda il telefonino.
Quindi c'è una forma di comunicare sicuramente molto, Rarefatta. molto particolare, no? Non so poi come viene utilizzato da te o da voi, dai tuoi amici, eccetera. Insomma, questo Sì. è. Quante ore passi al computer in Il media? computer poche, più al cellulare che al computer. No, ecco, diciamo computer, cellulare, In smartphone, cioè smartphone, questa è altri. l'elettronica. Sì. Saranno in media sì, più di 8 ore. Sì, saranno in media 10-11 ore al giorno. Ecco, queste ore, che influssi portano al cervello? Ma noi abbiamo quello che dice Francesco, non fa altro poi che confermare un po' la ricerca che noi abbiamo ormai, come dicevo prima, sono 15 anni ormai che c'è internet, diciamo in maniera molto diffusa, quindi abbiamo già delle ricerche che sono abbastanza valide. Ricerche peraltro fatto maggiormente sono state fatte in Corea, la Corea è il paese al mondo, come ben sapete, a più alta tecnologia e con il più alto numero di smartphone. Le ricerche ci dicono, Francesco, diciamo, conferma questo che dice la ricerca. La ricerca parla di circa 8 ore tra Germania, Stati Uniti, ma anche in Italia, di circa 8 ore al giorno l'utilizzo di questi strumenti da parte dei ragazzi da 14 a 24 anni. Quindi un'età pure del tutto particolare, un'età in cui veramente ci si forma profondamente, quindi ha un impatto notevole. E quello che noi riscontriamo in questo, cioè la discussione che è aperta ovviamente, ma la discussione è se l'utilizzo così massivo di questi strumenti sia, come dire, un viatico per una crescita, per uno sviluppo migliore dei ragazzi. La tesi di questo famoso libro Demenza Digitale di Spitzer, ma che io sposo appieno, anche perché poi nel mio lavoro quotidiano lo riscontro, è che di fatto l'utilizzo così, del numero di ore così grande, non porta alcun beneficio. Abbiamo tutta una serie di sintomi, sia fisici che psicologici. Noi abbiamo i sintomi fisici, sono ad esempio, non so, il problema agli occhi, ma anche la stessa postura viene, no? Quando noi lavoriamo al computer o stiamo con i telefonini o con cose, anche la postura, e quindi si hanno anche problemi alla colonna vertebrale, si riscontrano ad esempio numerosissimi problemi di insonnia. Ci sono molti ragazzi che stanno fino all'una, alle 2, alle 3 di notte davanti a questi strumenti, quando poi la mattina alle 8 devono stare in classe. Quindi voglio dire. Poi abbiamo riscontrato anche un aumento di problemi di natura psicologica come ansia, depressione, quindi le ricerche che abbiamo ci dicono che questo utilizzo, così come Francesco ci conferma, parla di 10-11 ore, più di quanto va a scuola, più di quanto dorme, quindi io credo che una riflessione su questo vada fatto. Va fatto perché poi dentro questo tempo che noi dedichiamo si annidano tutta una serie di problematiche che affronteremo lungo questo nostro viaggio di oggi. Dentro si annidano poi i problemi grossissimi di stalking, di cyberbullismo, insomma, di quant'altro. Quindi Quindi, sì, quindi le tecnologie risulta essere un humus, il terreno fertile di tutti questi aspetti negativi di cui ne abbiamo parlato. Non solo un uso smodato del computer o del cellulare, comunque in generale delle nuove tecnologie, comporta anche ad avere uno scarso rendimento scolastico e quindi dei rapporti interpersonali che vanno a diminuire. Cioè, si preferisce maggiormente colloquiare, dialogare attraverso un computer anziché stringere la mano di una persona. certo. E questo sicuramente comporta ad avere dei rapporti di amicizia, ma anche di amore. Insomma, l'adolescenza è un periodo molto particolare. E quello che vorrei chiedere a Francesco, com'è il suo modo di interagire con i suoi compagni? Non solo, ecco, nell'ambito dello sport, della scuola, ma anche in ambito d'amore. Possiamo farti questa domanda? Perché cambiano, ecco, il modo di Le modalità, interagire. certo.
Allora, io sinceramente, personalmente preferisco interagire personalmente. Certo, il tempo che passo davanti al cellulare, a questi oggetti elettronici, questo è per scontato. In ambito d'amore, sono nati tutti questi siti, tutti questi, sono sviluppati questi siti, questi per le conoscenze, per gli incontri, cosa a parere mio è inutile. Perché se una persona, a prescindere dal destino che si deve incontrare, sinceramente preferisco avere un contatto. And face to face, si dice, no? Faccia a faccia. No, io credo sarebbe anche interessante, così per un attimo mi piacerebbe che Francesco pensasse domani senza telefonino, senza cosa immagini? Se improvvisamente viene meno tutto questo, le 8 ore, 11 ore che dici di trascorrere davanti a questi strumenti, cosa succederebbe? Prova Succederebbe a immaginare, insomma. già il fatto che non risponde la dice lunga. Prova a immaginare cosa succede domani. No. Sì, davanti ai libri. Che com'è? Giustamente tutti i pomeriggi, però ci passerei più tempo a leggere, a. Perché noi abbiamo anche dei dati molto allarmanti, continuiamo a dirlo in tutte le occasioni, ma insomma, non è che viene molto preso sul serio questo. Noi abbiamo dati delle ricerche dove già, ad esempio, c'è uno studio in Germania dove già parla di 250.000 casi di dipendenza. Tra l'altro, questa viene inserita nelle nuove dipendenze. Quando noi parliamo di nuove dipendenze, intendiamo le dipendenze dove non ci sono agenti chimici. Cioè non ci sono sostanze chimiche, mi riferisco alla dipendenza da videogioco, dalle macchinette, ma c'è una dipendenza da smartphone, da iPad e quant'altro. E si parla di 1.450.000, stiamo parlando di ragazzi, eh? Le fasce di età sono di ragazzi, parliamo di 1.450.000 ragazzi che non sono dipendenti veri e propri, ma sono al limite. Quando parliamo di dipendenza, beh, insomma, il problema è ecco la mia domanda che facevo a te dicendo immagina domani senza, no? Perché si è creata una vera e propria dipendenza che tra l'altro attraversa tutti gli strati di età e sociali, non c'è più. Un'altra caratteristica che mi colpisce di questi strumenti è che non conoscono classe sociale. Cioè, lo smartphone ce l'ha il Presidente della Repubblica, ce l'ha l'ultimo dei diseredati quasi, insomma, voglio dire, quindi questo ci deve in qualche maniera. Interessante la cosa che diceva Francesco, dice, beh, se non ce l'ho, beh, passo più tempo sui libri, sì, probabilmente il tempo sarebbe utilizzato in un modo diverso, Utile. certamente. Quindi si può parlare di una realtà dentro un'altra realtà, si viene a creare un'interrealtà, cioè un mondo a parte. Sì, ma è il concetto di alienazione, no? Siamo alienati in questa realtà, siamo fuori dal, no? Ed è un modo che obiettivamente è molto preoccupante. Molto preoccupante perché oltretutto, allora diciamo, possiamo fare un discorso un po' come dire, a livelli diversi. Se parliamo di rendimento scolastico, non so Francesco, e questo mi interessa, poi sentire la sua opinione, cosa ne pensa. Cioè, il rapporto tra questi strumenti e il rendimento scolastico, se sono strumenti che aumentano il rendimento scolastico o meno, o se sono. Che ne pensi di questo? Influenzano Riferendoti alla tua esperienza, ovviamente, insomma. da una parte aumentano il rendimento e da un'altra parte lo diminuiscono.
Perché, per esempio, come si può vedere oggi, molti, per esempio, nei compiti in classe, in queste versioni cosiddette di latino, greco, nel mio ambito parlo del liceo classico, e molti usano sui telefonini per cercare la versione, dice copio, faccio il furbo, 8-9. Però poi, quando vado a prendere i risultati, per esempio, quando cresco, magari cresco, continuo così, continuo sempre a fare il furbo, a copiare, quando cresco arrivo in un determinato contesto che poi non so effettivamente come Quindi, operare. certo. Quindi quando noi parliamo di voi, come c'è un termine che utilizza tra l'altro Spitzer, questo psichiatra, vi chiama generazione copia e incolla. E fa riferimento poi al discorso che lui fondamentalmente ha parlato di come dire, di questo apprendimento orizzontale che dopo un po' di tempo non esiste più, cioè non va nel profondo, non è verticale, non è frutto di una ricerca, quindi non viene nemmeno interiorizzato, per cui è come dire, un apprendimento, una cultura molto, molto superficiale. Però c'è la consapevolezza che non è uno studio interiorizzato. Sì, ma Francesco ha detto anche una cosa, quando fanno le versioni, quando si trovano di fronte a una difficoltà. Un po' è quasi naturale, quando tu ti trovi di fronte a una difficoltà cerchi la strada più semplice in quel momento. La strada più semplice in quel momento è attraverso il telefonino, attraverso internet, trovare la soluzione al problema. Però Francesco ha messo in rilievo un punto estremamente importante. Dice sì, è vero, oggi risolvo il problema, faccio il furbo, eccetera, ma poi il tempo mi dirà che tutto questo è assolutamente, come dire, molto aleatorio, cioè di questo apprendimento, di questa cultura, nel tempo non gli rimane nulla. Quindi sicuramente da una parte le tecnologie aiutano, però hanno sempre un risvolto negativo. E quello che è chiaro è che il cervello impara sempre. Il tempo che noi trascorriamo con i media digitali lascia le sue tracce, nulla viene perso. E i social network accrescono però, ahimè, l'isolamento sociale, la solitudine. Sì, questo Forse questo può sì. essere anche una loro compagnia. Sì, diciamo che stavamo trattando questa parte, diciamo, del rapporto con l'apprendimento, e ci è stato molto d'aiuto Francesco proprio no? Indubbiamente, quello che ci deve fare paura di questo è proprio, no? Che via via questo tipo di cultura ci porta poi veramente a un isolamento sociale, no? Perché poi anche quest'idea di avere 2000 amici, insomma, quando noi sappiamo che gli amici sono pochissimi, devono essere pochissimi, possono essere, no. Però quando noi parliamo con i ragazzi, mi capita di incontrare le ragazze nelle scuole, quando chiedo quanti amici avete, insomma, 800, 1000, 2000, non so, Su così. Facebook quanti amici hai? Io idea, non controllo mai, sinceramente. Più o A chi meno. conosco? Sono sui 400-500. Nella realtà con quanti parli? Più o meno, quanti amichetti hai? Quelli più fidati? Fidati, li conto sulla punta delle dita. Ecco, questa sicuramente Sì, anche lì sottolinea si fa una la realtà. selezione, però lì ci sono poi delle problematiche di natura. Molte cose diventano pubbliche, diventano no. C'è uno, mi è piaciuta molto un'espressione di Umberto Galimberti, che dice che quello che sta succedendo oggi è un po' uno spogliarello dell'anima, che è ancora peggio dello spogliarello del corpo. Perché quello che avviene su Facebook o comunque su tutti questi social network è una forma di spogliarello dell'anima, dove Io mi apro a un mondo sociale che non conosco. sì. Quindi non si privilegia veramente, i rapporti vanno coltivati, non nascono sulla base di questi contatti, diciamo cosiddetto virtuali. Però c'è questa voglia di mettersi in evidenza, di mettere a nudo ciò che si fa nella propria vita quotidiana, dove si trova, oppure, insomma, costruire una nuova immagine che realmente non è. No, ma coglie quello che tu hai inizialmente sottolineato, no?
coglie questo vuoto emotivo, questo analfabetismo emotivo, no? Questi strumenti si inseriscono in un tempo in cui veramente siamo analfabeti emotivi, non siamo più in condizione di gestire le nostre emozioni. Allora, in questo vuoto, pensiamo di riempire questo vuoto attraverso questo sistema di questa socialità, che poi è una socialità per certi versi, diciamo, falsa, non è una socialità vera, no? Quindi questo è sicuramente. Quindi c'è un aspetto di apprendimento, c'è un aspetto sociale. Riferendomi anche alla battuta di prima del cervello che impara sempre, questo è un'altra cosa che ci deve mettere in allarme e che ci deve veramente fare riflettere. Il cervello non è mai uguale a se stesso. Qualunque cosa noi facciamo, il cervello impara, continua ad imparare sempre, si modifica. Quindi l'utilizzo di questi strumenti non è che non lascia tracce, non lascia segni. Cioè il cervello funziona in un certo modo. Le nuove tecniche che vengono utilizzate per studiare il cervello, come la neuroimaging, queste immagini del cervello a colori, no? Per cui a secondo l'area che lavora viene colorata di rosso, ad esempio, l'area che lavora. Allora si è scoperto, ad esempio, una cosa che nella sua banalità ci può dire molte cose, no? Cioè il cervello è stato messo, una persona è stata messa di fronte alla stessa immagine, una in uno schermo e una vera. Quindi gli occhi, il cervello vedono la stessa immagine, ma il cervello non lavora alla stessa maniera. Il cervello è riuscito a fare la differenza tra quello che viene proiettato nello schermo e quello che è vero. Quindi questo ci deve allarmare, perché questo utilizzo così massiccio di cose produce effetti sul cervello, su questo non c'è dubbio alcuno. Poi sì. Torno a ripetere, noi ci stiamo occupando, diciamo, più anche dei lati negativi, poi ci sono tantissimi. Diciamo che non siamo contro, almeno io personalmente non è che sono contro la tecnologia, eccetera. Sono invece a favore di un uso, come in tante altre cose, Moderato. responsabile, dico io, no? E come l'utilizzo della macchina, come l'utilizzo dell'alcol, sono tutte, come dire, cose che vanno utilizzate con senso di responsabilità. Però con questo sistema il senso di responsabilità si crea anche attraverso la capacità di governare le emozioni, altrimenti. Allora parliamo di quali sono gli aspetti negativi e anche gli aspetti positivi. Sì, abbiamo detto che gli aspetti positivi sono strumenti che servono, lo stesso Francesco diceva, no? Si va a trovare, anche nello studio possono essere utili, no? Perché la quantità di informazione a cui abbiamo possibilità di accedere in tempi rapidi una volta era impensabile, Tante volte dice, per esempio sento mio padre dire, hai la possibilità di cercare quello che io non impiegavamo un sacco di impiegavo. tempo, certo, vero? Sì, questo sicuramente ti dà la possibilità di accedere ad informazioni enormi. Noi è come se abbiamo una biblioteca universale dentro, no? Cioè, quindi sicuramente questo, per non parlare poi dell'utilizzo che si può fare in tantissime cose, anche nella comunicazione, ci sono forme di comunicazione che diventano più rapide, anche nel lavoro, anche se no, quindi voglio dire, non credo sia il caso di sottolineare più di tanto gli aspetti positivi, sicuramente. Quello che ci preoccupa è in relazione soprattutto ai ragazzi. I ragazzi come Francesco sono in via di formazione e hanno bisogno, a nostro avviso, cioè avviso di chi è su questa posizione, hanno bisogno di un altro tipo di apprendimento, c'è bisogno di utilizzare meno questi strumenti e c'è bisogno di riportare la socialità a, come dire, a delle relazioni più umane. A questo riguardo, cosa si potrebbe fare per avere anche una funzione educativa nei social network, comunque anche nell'uso delle tecnologie? Perché ovviamente nell'adolescenza è un periodo molto particolare in cui è fondamentale formare. Dal momento che un computer comporta svariati effetti negativi e innumerevoli pericoli, il ruolo dei genitori, dell'educatore è fondamentale. Beh, Come si agisce in questo contesto?
Sì, io credo sarebbe interessante sentire Francesco dire che tipo di rapporto hai con i genitori rispetto all'utilizzo di questi strumenti. Il controllo dei genitori No, sul non solo il ragazzo. controllo, cioè come loro come si pongono rispetto al fatto che tu, ad esempio, utilizzi tutto questo tempo. È un pochettino alterato per rimproveri, Cioè loro sottolineano no, sottolineano, questo. sì, mi fanno presente che nuoce. Quindi voglio dire un po' di discussione su sta cosa la faccio. Dice. Ma questa discussione a cosa vi porta poi? Perché questo è. No. Torniamo come prima, in pratica è una fase, il rimprovero, lo Lo smaltimento del rallenti? rimprovero, e si ripete tutta la fase. Senti, ti posso. No, mi piacerebbe. Senti, come possiamo sostituire il rimprovero? Perché il rimprovero. Allora io sono anche di un'idea. Forse poco ortodosso, io sono contro le punizioni, contro i rimproveri, contro le cosiddette romanzine, no? Quando noi facciamo ai ragazzi le romanzine, poi alla fine non serve a niente. Come potremmo sostituire, Francesco? Cosa ti piacerebbe più che il rimprovero? Perché sì, il rimprovero è dire non devo usare questo perché, come faccio io, come dico io, no? Produce questo, quello. No, non c'è rimedio al rimprovero, anche perché poi lo proveremo sulla. Sì, ma tu cosa preferiresti al posto del rimprovero? Come potremmo sostituirlo? Perché poi ai genitori, io mi capita di incontrare pure i genitori, no? E ai genitori dobbiamo dare anche l'idea di come dialogare con i figli rispetto. Il rimprovero inibisce il dialogo. È un approccio più cortese, non sempre con quel tono autorevole, che non sostituisca il ruolo tra genitore e figlio, però un pochettino Più dialogante, non lo so. più ragionevole, un tono più. Quindi da questo punto di vista la vigilanza di un genitore non deve essere troppo forte, equilibrata. Sì, io credo che con i ragazzi all'età di Francesco noi abbiamo un solo strumento che ci possa aiutare e nel nostro compito educativo, ma che può aiutare loro, che è il dialogo, non è che è lo strumento. Io aggiungerei anche l'amore, nel senso che poi questa parola che viene utilizzata in genere per altre cose, ma anche nel dialogo tra genitore e figli ci deve essere un sottofondo d'amore e di comprensione. Il dialogo, attenzione, quando parlo di dialogo, dentro questa parola ci metto anche il conflitto. Cioè, se dobbiamo scontrarci, ci scontriamo. Adesso assistiamo a genitori che hanno persino paura di scontrarsi con i figli. Molti degli errori educativi nascono da questo, nascono dal fatto che i genitori non hanno più. Siccome noi un po' abbiamo perso di autorevolezza, allora abbiamo paura di scontrarci. Quindi quando mi riferisco al dialogo, come termine vorrei che venisse inteso in un'accezione piuttosto vasta, che è quello anche del dentro anche il conflitto. Il conflitto che non deve essere, ovviamente il conflitto deve essere mirato a contrapporre le idee diverse, ma poi trovare insieme una strada. Perché Francesco ci conferma il rimprovero, ha detto una cosa che è veramente lapidaria, no? Dice il rimprovero, per un po' rallentiamo, smaltiamo il rimprovero e torniamo come prima, più di prima. Quindi voglio dire, lo stesso Francesco ci sta dicendo un po' che questo è inefficace, perché una delle grandi questioni, noi possiamo fare tutte le analisi di quest'onda, ma una delle grandi questioni è proprio che fare. Per fare, per contrastare questo tipo di problematiche che abbiamo e che sono problematiche molto, molto serie, come vedremo quando magari introduciamo argomenti, quelli che sono gli aspetti più terribili di questo sistema, no? Quello che dicevo prima. Sicuramente un aspetto negativo è la decisione di un genitore a togliere il computer. Questo comporterebbe nel ragazzo o nella ragazza, quindi No, chiediamogli se è nell'adolescente. mai successo a Francesco che i genitori gli abbiano tolto. Sì, però non mi sono opposto più di tanto perché questo dipende anche dall'educazione che si riceve da piccoli.
Il rispetto ci deve essere sempre, deve essere una cosa reciproca prima di tutto, però io non vado a contrastare le idee dei miei genitori. Se decidono di togliermi il computer è per un motivo che ora lo posso prendere male, però quando sarò nella loro stessa posizione io posso capire quello che loro, perché andiamo con la tecnologia andiamo ad avanzare, non andiamo più diminuito. Sì, ma quello che mi interessa capire è se questo togliere il computer come punizione abbia prodotto qualche effetto positivo. Positivo, sì. Se no, come dicevo prima, siccome sono un po' contro questo tipo di punizioni, non è togliendo il computer, Che si togliendo il risolvono. telefonino, beh, un po' come dicevi tu, vabbè, me lo togli adesso, vabbè, poi si ritorna, no? Sì. Noi dobbiamo mirare invece ad un'educazione. Tra l'altro, in questo libro c'è una cosa, diciamo, un'ipotesi molto interessante, che è quella di dare una specie di patentino dell'utilizzo di internet e di questi strumenti, dove dentro c'è anche, quello di fare sì che ci sia la consapevolezza dei rischi che si corrono dentro questi strumenti. Quindi. E di come, soprattutto di come questi strumenti che sono una ricchezza, che sono degli strumenti positivi, possono diventare invece inibente della nostra crescita, della crescita dei ragazzi. È questo che ci deve, diciamo, preoccupare, insomma, voglio dire, poi la punizione, il togliere, sì, non credo sia uno strumento, no? Sì, bisogna avere sempre un approccio educativo equilibrato nei confronti dell'adolescente. Qui ritornano al centro della nostra attenzione anche le emozioni, quindi social network e emozioni, come cambiano, come devono essere gestite. Sì, ma quello che dicevamo prima, questa incapacità di gestire le emozioni. Per cui è preferibile, come diceva Francesco, è preferibile comunicare attraverso Facebook, eccetera, che è molto meno impegnativo sul piano emotivo, no? Perché tu sei dietro lo schermo, è come se tu sei dietro le quinte, cioè non sei in palcoscenico. E quindi diventa più facile, no, come dire. Più che più facile, si evitano così quelle emozioni forti invece che aiutano a crescere. Faccio un esempio banalissimo, anche nei rapporti amorosi della vostra età. Una volta dovevamo fare la dichiarazione d'amore, la dichiarazione si doveva fare face to face, si doveva faccia a faccia, non c'era possibilità di, no? E questo comportava tutta una serie di questioni anche fisiche, si diventava rossi. Si era impacciati, ma erano le cose che in qualche maniera ci aiutavano a crescere. Adesso lo si può fare attraverso, come dire, nascondendosi dietro questi strumenti, ma questo non comporta crescita, non comporta. Poi mi piacerebbe, ad esempio, fare un riferimento a tutta una serie di episodi successi quando succedono episodi, diciamo, di violenza estrema. Di ragazzi, ad esempio, che sono molto violenti sulle ragazze perché vengono lasciati o c'è l'incapacità di gestire queste emozioni. Quindi voglio dire, questi strumenti che possono essere appunto utili, eccetera, ma poi diventano alla fine, è come se loro hanno un freno a mano tirato, non crescono, non sviluppano queste capacità emotive, non sviluppano anche la capacità di andare incontro alle sconfitte, perché poi nella Quindi vita è così. cambia la modalità di relazione con l'altro. Sì, assolutamente, cioè, diventa veramente virtuale, ma insomma ne abbiamo di esempi e casi, ora non il caso di Francesco, immagino, di storie nate attraverso questi strumenti che poi sono devastanti per certi versi, Perché mancano essenzialmente gli script, quindi la relazione con l'altro. Siamo di fronte ad una relazione filtrata, magari camuffata, ci troviamo di fronte a un computer, magari siamo tristi, però scriviamo che siamo felici e diamo possiamo stimoli. farlo, possiamo dare comunicazioni false. Questo è un altro. Questo è un altro tunnel che finisce nello stalking, Sì. il cyberbullismo. Vediamo oggi molti ragazzi che
giovani, più, anche più piccoli di me, che vengono, si uccidono anche Beh, succede anche questo. per tanti insulti, per tante oppressioni che avvengono sempre nel mondo dei social network. Sì. Ma adesso sono in questi giorni, molti giornali nazionali riportano, diciamo, alla ribalta questo argomento. Ci sono dati impressionanti di casi di cyberbullismo. Adesso c'è beh, insomma, un po' in Italia la polizia postale collabora, ad esempio, addirittura con l'FBI. Perché molti dei messaggi che noi mandiamo, cioè i messaggi che noi mandiamo, eccetera, rimangono tutti, ad esempio con WhatsApp, rimangono tutte nella sede di Los Angeles o di Facebook. Quindi c'è anche un uso smodato delle immagini, di foto, qualsiasi tipo di foto viene messa sotto analisi. E ecco, anche il ruolo della polizia postale sicuramente è basilare nel controllo dei social. Sì, qui siamo sempre nella repressione, nel controllo. Io sì, sposterei poi l'attenzione anche sul piano invece dell'educazione, che poi la soluzione, come sappiamo, non passa attraverso appunto esclusivamente la repressione, ma educare loro ad utilizzarli in maniera diversa. Perché io posso capire che uno costruisce una relazione vera, ad esempio una relazione amorosa vera, e poi lo strumento viene utilizzato anche per no. Il terribile è quando invece la relazione è esclusivamente, tra virgolette, virtuale. Lì Dice, bisogna, ecco, muoversi. sì, a me è successo un caso dove chiedeva una ragazza, no? Dice, da 2 anni mi sento con un ragazzo, dice, da un anno ci siamo fidanzati. Ho chiesto se si sono mai visti e mi ha risposto di no. Mi è venuto spontaneo un po' chiedere qual era la differenza tra prima e dopo. Dell'essere fidanzati o no, insomma, un po' veramente una cosa piuttosto surreale, come non so, Francesco, se ti capita questo tipo di comunicazione, insomma. Ci sono persone con cui tu comunichi attraverso Facebook o altro, Lontane. sì, ma senza averle mai viste, diciamo, fisicamente. No, in genere sono tutte persone Sì, tutte che persone qua dintorni. tu, diciamo, che conosci, Sì, insomma, che ho visto. Non ti è mai capitata una situazione del genere? Sì, quindi voglio dire, questo è un elemento sicuramente. Però mi verrebbe di pensare, insomma, che è più un effetto che una causa questa cosa. Dei Cioè, social. sì, l'utilizzo dei social network, così come l'abbiamo descritto, no, con questi rischi, sono più un effetto di quello che dicevo prima, di un vuoto esistenziale, emozionale che esiste. Cioè, negli ultimi 10 anni, forse pure più, no, si è creata una situazione di, come dire, di vuoto completamente emotivo, esistenziale, dove non si discute più dell'esistenza, della vita, delle questioni, no? Per cui in questo vuoto, diciamo che questo vuoto produce come effetto questo tipo di utilizzo di questi strumenti. Perché poi mi piacerebbe anche tornare su di lui quando dice lo utilizzo 8-10 giorni. Sarebbe interessante, come dire, capire che fa in questo 8 ore sono tante. Cioè. Sì, Non sono consecutive, magari. ho capito, non sono consecutive, ma che ci fa? No, io conosco Il bene. gruppo, per esempio, il gruppo che abbiamo della classe, magari non sto sempre lì, però magari il gruppo della classe, della scuola, magari qualche, per esempio, qualche volta che io manco dalla scuola, io mi informo sui compiti, oppure qualche mio amico che mi chiede se ho impegni per uscire, quello che facciamo la prossima settimana, quello che facciamo tra un mese. E noi siamo abituati a programmare le cose da prima, e quindi stiamo lì a parlare di quello che facciamo minuto per minuto. Ma su Facebook però ad esempio non c'è solo questo, ad esempio. Su Facebook ci sono i giochi, su Facebook c'è la moda di caricare foto, c'è della qualunque. C'è la qualunque. Io diciamo, mi vado fiero di non avere un profilo Facebook, non ce l'ho, ma per una scelta ben precisa.
Non so, insomma, voglio dire, in tutte queste ore, è chiaro che dentro Facebook c'è anche molto materiale che assolutamente, insomma, che io definisco in maniera pure molto forte, molta spazzatura, cioè che non credo sia utile poi alla crescita delle persone, no? Quindi, molte, ad esempio, pettegolezzi, molte cose frivole, banali, no? Anche questa abitudine di trasmettere continuamente passo per passo tutto quello che succede un po', cioè, ma no. Una sorta di telecronaca della vita quotidiana. E ormai è tutto alla berlina. Di questo ne parleremo nella seconda parte di Psiche e dintorni.